Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo Tuesday Talk, eccezionalmente oggi è di giovedì in realtà, ed eccezionalmente anche in collaborazione fra il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia e il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Padova. Mi presento, sono Alessia Russo del Dipartimento di Economia di Padova e oggi parliamo di guerra in Ucraina. E in particolar modo vorremmo concentrarci sulle conseguenze economiche e degli effetti sanzionatori. E come la Presidente anche della Commissione Europea Ursula von der Leyen e lo stesso Presidente degli Stati Uniti Biden hanno definito, le sanzioni economiche e finanziarie dovrebbero essere un'arma nucleare finanziaria. E ne parleremo oggi con tre ospiti esperti in questo ambito, e che vi presento subito in ordine alfabetico. Iniziamo dal professor Ignazio Angeloni, che è attualmente Research Fellow del Business and Government Center dell'Harvard Kennedy School ed è anche Senior Policy Fellow dell'Leibniz Institute for Financial Research presso la Goethe University di Francoforte. In passato ha ricoperto ruoli di vertice nella supervisione della Banca Centrale Europea ed è anche responsabile del Dipartimento per la politica di stabilità e macroprudenziale della stessa European Central Bank. Poi abbiamo il professore Fabrizio Marrella, prorettore delle relazioni internazionali e cooperazione internazionale presso il Dipartimento di Economia della Ca' Foscari di Venezia e nel 2008 fu nominato nel direttore del programma della European Inter-University Center for Human Rights and Democratization ed è stato anche membro del board di direttore. E poi infine abbiamo la professoressa Lorena Pellizzon, professoressa di politica economica presso la Ca' Foscari di Venezia e professoressa di Law and Finance presso il Leibniz Institute for Financial Research della Goethe University of Frankfurt. Ok, direi di iniziare brevemente sulle, ribadisco le regole del Tuesday Talk, avremo una chat pubblica aperta in cui potrete ovviamente mettere le vostre domande, però inizierei innanzitutto con una piccola introduzione ovviamente all'argomento di oggi e poi un primo giro, un primo round di domande ai nostri ospiti per poi passare alle domande in chat. Quindi ovviamente la discussione di oggi è la guerra in Ucraina, qual è il punto della situazione? Siamo praticamente una settimana dopo quella notte fra mercoledì e giovedì quando il presidente Vladimir Putin ha ordinato al suo esercito di invadere l'Ucraina con un'operazione militare spiegata come un'autorizzazione, un'operazione speciale per proteggere le regioni del Donbass e anche smilitarizzare il paese. Che Putin vorrebbe neutrale, essere neutrale l'Ucraina è fuori dall'orbita dell'Europa occidentale. E, immediata chiaramente è stata la reazione delle cancellerie occidentali che hanno condannato immediatamente ovviamente la mossa del Cremlino perché viola gli impegni innanzitutto assunti dalla Russia e gli accordi di Minsk del 2014 e anche la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Che ricordo come la conosciamo noi oggi, l'Ucraina è in realtà uno stato sovrano indipendente dal 91 dopo il crollo dell'Unione Sovietica e nei successivi 30 anni ha avuto una successione di governi filo russi e filo europei. Già nel 2014 la Russia aveva violato in realtà l'integrità territoriale dell'Ucraina e annetteva la regione della Crimea. All'epoca, quindi si parla di 8 anni fa, già i paesi occidentali, Unione Europea e Stati Uniti avevano implementato varie sanzioni che non hanno forse funzionato totalmente, in parte forse perché da una parte si cercava di danneggiare l'economia russa, ma dall'altra anche di proteggere settori vitali, quali quello energetico. Ora, 8 anni dopo questo primo tentativo, questa prima violazione dell'integrità territoriale ucraina, si ripresenta la Russia con un'ulteriore violazione e ad oggi i paesi occidentali per cercare di evitare un'escalation militare, diciamo che forse l'unico strumento a disposizione, come diceva anche il presidente degli Stati Uniti Biden in un'intervista pochi giorni fa, dell'Occidente è l'utilizzo delle sanzioni economiche e finanziarie, o meglio non c'è un'alternativa a queste sanzioni, l'unica alternativa sarebbe la terza guerra mondiale. Quindi quello che vogliamo capire oggi è cercare di capire l'efficacia di queste sanzioni e anche le conseguenze economiche.
E sono state definite le sanzioni, come dicevo, più forti nella storia. E quindi prima di entrare nell'argomento centrale di questo talk, ovvero sull'efficacia di queste sanzioni, vorrei in realtà fare un passo indietro e cercare di guardare alla guerra in Ucraina da un punto di vista del diritto internazionale. In particolar modo vorrei cercare di porre l'attenzione, quindi qui chiamo in causa il professor Marrella, i motivi, o almeno quello come la Russia ha giustificato la propria azione di invasione dell'Ucraina da un punto di vista di diritto internazionale, se e quali principi sarebbero stati violati e anche allo stesso tempo se le sanzioni, quindi gli interventi sanzionatori da parte dell'Occidente possono ritenersi legali, dato che la Cina ha dichiarato pochi giorni fa l'illegalità delle sanzioni contro la Russia, secondo il diritto internazionale. Quindi se ci può fornire un quadro del diritto internazionale nel contesto della guerra. Grazie. Grazie dell'invito e grazie di questa opportunità. In linea di premessa, credo sia utile ricostruire il quadro giuridico perché le sanzioni evidentemente sono una reazione ad un illecito internazionale, però bisogna prima accertare quale illecito sia stato commesso e da chi. Vorrei anche in linea di premessa indicare che le sanzioni non sono necessariamente un'alternativa, come ha detto Biden, all'uso della forza armata, ma diciamo nel diritto internazionale vengono utilizzate come strumento di pressione. Difatti questo è almeno l'obiettivo non dichiarato. Vediamo allora quali sono le norme violate e naturalmente poi in una seconda parte, nello spazio di 10 minuti, perché ovviamente il discorso sarebbe lungo, ma cercherò di riassumere nella misura possibile. E vedremo ovviamente quali sono gli argomenti russi, ma guardate che in ogni crisi internazionale, come succede poi nei litigi del diritto interno, ovviamente ogni parte invoca il diritto internazionale a torto o a ragione. La peculiarità del diritto internazionale è che non c'è un giudice sopra le parti che può immediatamente decidere e risolvere la questione. L'ordinamento internazionale ha una sua struttura, una sua peculiarità e quindi voglio dire, quanto sta accadendo, per quanto gravissimo, si può analizzare secondo gli schemi che conosciamo. Allora, tutto è cominciato come? È cominciato dal momento in cui il presidente Putin ha denunciato gli accordi di Minsk, che ricordate, gli accordi di Minsk erano quelli che garantivano in realtà alle due regioni contese un'autonomia. Per intenderci, per chi, come dire, è meno dentro i lavori, è un po' la situazione dell'Alto Adige, no? Solo che noi l'abbiamo regolata dal punto di vista costituzionale in modo adeguato. Gli accordi di Minsk erano invece finalizzati a dare uno statuto particolare a queste due regioni. Ora, ad onor del vero, dall'entrata in vigore degli accordi di Minsk, anche se poi non si doveva fare immediatamente, ma diciamo che l'Ucraina non ha dato esecuzione a questi accordi di Minsk, questo ha scatenato ovviamente, è uno degli elementi, il presidente Putin che ha detto che allora sono morti e sepolti e quindi ha iniziato una serie di ostilità che sono cominciate con il riconoscimento di queste due regioni come stati secondo il diritto internazionale. Ma non è così facile, chiaramente non basta che uno Stato, no, dichiari che una regione di un altro Stato no, è un nuovo soggetto di diritto internazionale, sarebbe il caos come dovete immaginare, non è assolutamente così. Ma perché l'ha fatto? L'ha fatto perché, evidentemente, una volta riconosciuti questi due stati, ha concluso un trattato di amicizia e di assistenza militare con cui appunto ha poi spiegato la sua operazione, come ha detto bene Alessia, non la chiama guerra, ma operazione speciale militare. Ovviamente questi trattati sono invalidi dal punto di vista del diritto internazionale, in quanto conclusi con governi fantoccio e con non soggetti di diritto internazionale, ma però fanno parte della sua argomentazione. Poi si è passati all'aggressione armata. Guardate che quanto dico, peraltro è quanto ho scritto già 4-5 giorni fa, adesso si ritrova, non perché lo dico io, ma si ritrova in questo documento qua, non so se lo vedete, che è la risoluzione dell'altro ieri dell'Assemblea Generale dell'ONU con cui si condanna l'azione della Russia. Quindi queste violazioni, diciamo, sono accertate non solo dalla dottrina, ma addirittura dalla più grande espressione della comunità internazionale che l'Assemblea Generale dell'ONU. Che cosa poi è stato violato? Beh, dei principi fondamentali come il divieto di ingerenza negli affari interni di un altro Stato, che è un principio basilare,
come ben ricorda la risoluzione dell'Assemblea Generale ONU, è uno dei principi più fondamentali e più gravi, che vengono peraltro identificati, tra l'altro, nella famosa dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati del 1970, violano l'integrità e la sovranità territoriale di un altro Stato, e anche qui vi faccio notare la contraddizione. Quando ci fu il caso del Kosovo, o Kosovo, e venne richiesto un parere alla Corte Internazionale di Giustizia sulla, se ricordate, dichiarazione, autodichiarazione di indipendenza del Kosovo rispetto alla Serbia, significativamente la memoria, cioè il documento adotto dalla Russia per partecipare ovviamente a questo tipo di attività non contenziosa ma sempre giurisdizionale, era stato quello di indicare che il principio fondamentale è l'integrità territoriale degli stati, quindi all'opposto di quello che sta facendo adesso. È importante dirlo perché, sapete, una cosa sono i punti di vista dottrinali, no? Altre cose sono invece i fatti, i documenti, e questi sono. Naturalmente si tratta di una gravissima violazione dell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta dell'ONU. Che cosa dice? Beh, dice un principio fondamentale, che è quello del divieto dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali. Guardate che la Carta dell'ONU ha separato il diritto internazionale come era prima dell'ONU in modo radicale, rendendo illegittimo l'uso della forza, salvo alcune eccezioni ben precise, che sono l'articolo 51. Questa, bene o male, è servita a contenere tantissime guerre e conflitti che si sono verificati. Per convincervi di questo, siccome c'è qualcuno che ogni tanto mi chiede a cosa serve l'ONU, la mia risposta è: vai a vedere un libro di diritto internazionale degli anni 30, del 1930, e vedrai che è diviso in diritto della pace e diritto della guerra, come se fosse fisiologico passare, no, dal commercio internazionale ai conflitti armati. L'ONU, invece, ha avuto una funzione, e ha una funzione molto importante, anche se è strutturalmente, diciamo, complessa a far funzionare per via dei cosiddetti stati che hanno diritto di veto al Consiglio di Sicurezza. Non valgono poi come cause giustificative della condotta della Russia le altre motivazioni che ha addotto il presidente Putin in questo discorso rabbioso che ha fatto la settimana scorsa, no? Dice: no, ma io mi posso comportare così perché voi occidentali avete commesso delle gravi violazioni del diritto internazionale, in particolare la seconda guerra in Iraq, in particolare la caduta a mano militare di Gheddafi e il disastro della Siria e anche in parte dell'Afghanistan. Ora, è chiaro che non sono pagine belle del diritto internazionale, ma questo però sono operazioni tra le tante che sono state ampiamente criticate anche da noi stessi europei e dagli stessi americani, dagli stessi studiosi americani che parlano di invasione dell'Iraq nella seconda guerra del Golfo. Quindi, però non si può addurre questo per motivare, no, l'invasione di uno Stato pacifico come l'Ucraina. No? Non è che se lo Stato A commette degli illeciti gravissimi, addirittura di jus cogens, contro lo Stato B, allora lo Stato C può fare lo stesso contro lo Stato D. Sono illeciti tutti quanti, solo che questi che ha menzionato Putin in realtà hanno avuto una certa copertura dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quindi qua non è così semplice come la racconta lui, e adesso, senza entrare in questioni troppo tecniche, diciamo che in diritto internazionale un famoso autore, anche se molto criticato, come Carl Schmitt, aveva scritto un libro appunto intitolato Legalità e legittimità. Nel caso appunto di queste guerre, diciamo, saranno stati illegittimi agli occhi di molti, ma sotto il profilo della legalità, insomma, non erano così fuori binario come Putin dice. In ogni caso, non possono certamente giustificare questa invasione. Ora, un ultimo aspetto è questo: come mai è impazzito Putin, oppure questa cosa, diciamo, aveva un suo trascorso, un suo percorso? Innanzitutto, e qui ovviamente chi ha una minima dimestichezza con un po' di queste questioni sa che per un'operazione del genere non serve una settimana di preparativi, ma servono circa 2 anni di preparativi. Quindi questa operazione è particolarmente, diciamo, odiosa, perché richiede sicuramente una preparazione militare di 2 anni e quindi costituisce, da un punto di vista tecnico, un crimine internazionale di aggressione, che, pensate un po',
Infatti la Corte Penale Internazionale si è adesso attivata, ma significa che qui si parla di un criminale internazionale a questo punto che ha commesso un crimine di aggressione nel ordinare l'invasione di uno Stato pacifico in violazione della Carta dell'ONU. Ma perché l'ha fatto? Allora, qui ovviamente le motivazioni sono nel mistero della psiche umana e forse per quanto riguarda la ricostruzione storica, più di me potrebbe parlarne uno storico della Russia. Però diciamo che per quanto è noto, è chiaro che anche qui da documenti declassificati, ci sono state varie ricerche negli ultimi tempi, si sa che al momento del collasso dell'Unione Sovietica c'era stata una promessa, sapete, i trattati possono essere conclusi anche in forma orale, non solo in forma scritta, c'era stata una promessa a Gorbaciov all'epoca per cui la NATO non si sarebbe mai espansa fino ai confini della Russia. Sappiamo bene che ciò non è avvenuto e questo naturalmente si ritrova spesso sia nei discorsi di Putin, non solo di adesso, ma anche nei discorsi di molti autori russi. Chiaro, quello che quindi produce questa situazione, questo scenario, è una situazione di violazione grave, sistematica, clamorosa delle regole più fondamentali del diritto internazionale. Addirittura qualcuno sta dicendo dello jus cogens, che sarebbe del nucleo più sacro, diciamo, dei principi del diritto internazionale, e questo ha provocato una serie di reazioni che vanno dalla sospensione della Russia al Consiglio d'Europa, a una dichiarazione dell'OCSE di condanna, a una presa di posizione di tutti gli studiosi di diritto internazionale del mondo, l'International Law Association e l'Institut du droit international, cosa mai verificata prima nella storia, e naturalmente alla reazione dell'Unione Europea. E adesso ovviamente mi avvio verso la fine perché le sanzioni sono il tema delle prossime relazioni. Sanzioni, anzi chiamiamole col loro nome tecnico, misure restrittive che sono regolate tramite regolamento dell'Unione Europea e vengono decise tramite un voto unanime al Consiglio dell'Unione Europea. Quindi ci vuole l'unanimità degli Stati membri e naturalmente poi si esprime in un regolamento che è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. Queste sanzioni, che sono quindi una risposta dell'Unione Europea al grave illecito internazionale, sono iniziate nel 2014 appunto con l'invasione della Crimea, ma erano, come ha detto benissimo Alessia, targettizzate in qualche modo, sono smart sanctions che prevedono una blacklist, quindi sanzioni di tipo soggettivo e una serie di categorie merceologiche a cui si applicano, quindi una dimensione razione materia oggettiva. Ma la lista, come chissà chi fa commercio estero lo sa, non era una lista ampia, quindi quando si dice non hanno fatto molto male, non hanno fatto molto male perché la lista, sia la blacklist, quindi i soggetti, sia la lista merceologica, non era enorme, no? Il problema successivo è stato quello delle controsanzioni, per cui Putin, ritenendo che l'Unione Europea aveva emanato queste sanzioni in modo illegittimo, ha a propria volta sanzionato gli operatori dell'Unione Europea, quindi creando due liste, come vedete, un conflitto di liste, come dicono i tedeschi. Qui parlo ai colleghi che sono in Germania, adesso non so la parola tedesca, però un conflitto di liste tra blacklist europea, blacklist russa, sanzioni europee e sanzioni russe. Ora, queste sanzioni possono e sono state appunto nei giorni scorsi rafforzate. Come? Aumentando la blacklist, si parla di 350 persone adesso, e aumentando le categorie merceologiche, espandendo le razioni materie, integrandole con delle sanzioni finanziarie che in effetti non si erano mai viste prima. Parliamo dello SWIFT e altre questioni di cui parleranno poi i colleghi. Ma, e qui concludo, vorrei dire che per essere efficaci, e lo sappiamo, pensate un po' dagli anni 30 del secolo scorso, quando l'Italia fu il primo paese sanzionato dalla Società delle Nazioni ai tempi di Mussolini. E queste sanzioni sono efficaci se tutto il mondo le adotta, non se alcuni stati le adottano. E qui entra il primo paradosso, con cui un po' provocatorio lancio sul tavolo, per cui se siamo solamente noi, Unione Europea e gli Stati Uniti, con l'Australia, di cui insomma Putin se ne accorge poco, è chiaro che l'efficacia non sarà mai particolarmente potente, per quante ragioni possiamo avere.
Il problema è vedere qual è l'atteggiamento degli altri stati, stati africani, America Latina. Ora, a me sembra che a differenza di quanto è avvenuto con la Crimea, di cui francamente gli altri stati non si interessavano troppo, e questa volta, e questo lo dimostra questa risoluzione che vi ho menzionato dall'altro ieri, dell'ONU, questa risoluzione qua, che vi posso anche girare, adesso siamo a un passo completamente diverso, perché allora una risposta coesa della comunità internazionale, intendendo le sanzioni non come strumento punitivo, ma come strumento di pressione, può in effetti funzionare per indurre la Russia a risolvere pacificamente questa crisi che essa stessa ha provocato. Io mi fermerei qui e poi ovviamente sono disponibile per altre, per ritornare sul punto. Grazie. Grazie al professor Barrel, è chiaro, credo che il quadro generale sia molto chiaro. A questo punto quindi entrerei appunto nel merito delle sanzioni, quindi della discussione sull'efficacia di queste sanzioni, quindi cavalcando l'onda del professor Marrella, quindi sanzioni che sono già state applicate ovviamente a livello di, con intensità e tipologie molto diverse nel passato, sono sanzioni di vario tipo, quindi non soltanto economiche e finanziarie, ci sono anche sanzioni tecnologiche che riguardano tipo l'embargo della tecnologia prodotta, che magari possono avere degli impatti però di medio-lungo periodo. Noi in questo momento ci interessano in particolar modo sanzioni che abbiano un impatto, una tempistica molto breve, quindi di brevissimo periodo. E in questo senso le sanzioni economiche e finanziarie potrebbero essere, come appunto dicevo prima, forse l'unica arma a disposizione in questo momento. Ora, da un punto di vista di implementazione delle sanzioni, in realtà i paesi occidentali non si sono trovati immediatamente allineati, nel senso che Biden voleva un'immediata reazione molto forte, i paesi europei hanno un po' rallentato questo processo di pochi giorni, ormai si tratta di pochissimi giorni in realtà, il ritardo delle decisioni, però poi alla fine tutti i paesi europei si sono allineati con un pacchetto sanzionatorio molto duro, lo definiscono il più duro nella storia, appunto questa arma nucleare finanziaria. Lo scopo sarebbe quello di erodere progressivamente il sostegno a Vladimir Putin da parte dell'elite russa. Questo dovrebbe essere lo scopo, come diceva il professor Marrella. Chiaramente non sono alternative, ma cioè sono diciamo complementari ad altri tipi di strumenti, come appunto l'strumento militare, ovviamente. Ok, come appunto dicevamo, queste sanzioni speriamo che abbiano una grande efficacia e guardando appunto al passato bisogna cercare di evitare i problemi avuti dalle sanzioni nel passato, quali la vulnerabilità agli stati che non impongono le sanzioni. Qui mi riferisco in particolar modo per esempio alla Cina, che potrebbe forse trarre un vantaggio e un beneficio dalle sanzioni perpetrate dall'Europa e dagli Stati Uniti, e in qualche modo vanificare l'effetto complessivo, quindi questo potrebbe essere un caveat dell'efficacia delle sanzioni. Un altro caveat che mi viene in mente è il fatto che in realtà la guerra, diciamo l'attacco e l'invasione della Russia è stato pianificato ovviamente da diverso tempo, e quindi la Russia stessa potrebbe in qualche modo aver anticipato ovviamente l'introduzione di una serie di sanzioni venendo dalla guerra in Crimea 2014, avendo un precedente, e in qualche modo nella sua strategia di guerra aver già introdotto delle istituzioni che possono in parte neutralizzare l'effetto delle sanzioni. Mi riferisco per esempio alla cryptocurrency, quindi a Bitcoin. Quindi ora mi riferisco esplicitamente al professor Ignazio Angeloni. Vorrei in questo ambito appunto innanzitutto chiarire l'obiettivo delle sanzioni e anche dare un quadro, soprattutto ai nostri studenti da casa, ce ne saranno molti, una descrizione completa del quadro delle sanzioni implementate fino ad ora da un punto di vista economico e finanziario. In cosa consiste la novità rispetto alle sanzioni precedentemente implementate e si può appunto argomentare sulla loro eventuale effettiva efficacia. Grazie. Grazie. Prima di tutto saluto cordialmente tutti i 175 partecipanti, è una bellissima audience per questa discussione, quindi mi fa molto piacere essere qui con voi questa sera. Prima di passare ai punti
richiamati dalla nostra coordinatrice, una brevissima notazione sulla relazione molto interessante che mi ha preceduto, e cioè su quelli che furono gli accordi o non gli accordi al momento della riunificazione della Germania, della caduta del muro, eccetera. Non mi sembra di ricordare che ci sia consenso sul fatto che allora la parte occidentale abbia promesso, fra virgolette, nei limiti in cui si possono fare queste promesse, ma abbia promesso che non ci sarebbe stata espansione della NATO. Mi pare di ricordare che Gorbaciov, che è una persona che oggi non è molto popolare in Russia, ma allora era certamente fra i partecipanti a questo dibattito, lui ha detto no, di questo non si parlò al tempo. Quindi è sicuramente un punto che la parte russa in questo momento solleva. Non so neanche se una promessa di quel genere sarebbe stata compatibile con lo statuto della NATO, questo forse il professore lo sa meglio di me, però mi sembra che quello sia un punto controverso. Detto questo, vengo al punto, cioè le sanzioni. Le sanzioni servono a quello che sostanzialmente quello che è stato già detto, cioè servono a due cose. La prima è cercare di bloccare o ostacolare determinati flussi di commercio particolarmente sensibili. Mi riferisco alle esportazioni, per esempio, di materiale attinente al settore delle telecomunicazioni, beni di interesse strategico, beni capitali che possono in particolare servire per appoggiare il settore militare russo, eccetera, eccetera. Sono stati quelli che sono stati bloccati per primi. Le sanzioni cercano in maniera selettiva di fermare alcuni canali, all'esportazione di alcuni beni particolarmente sensibili. Questa è la prima, cioè una funzione settoriale. E poi c'è una funzione più generale, che è quella di deterrente, cioè quella di dimostrare che anche se l'Occidente non interviene militarmente, non di meno ha degli strumenti importanti, efficaci per, come deterrente, quindi per ostacolare e per far capire che ci sono dei costi a un'aggressione militare. E questa, diciamo, è molto importante, se ne sono visti diversi effetti negli ultimi giorni. Quali sono le sanzioni che sono state messe in atto? Allora, prima di tutto, le prime sono state diverse fasi, diverse ondate. La prima è stata appunto cercare di bloccare dal lato dei flussi di beni, diciamo così, flussi commerciali, determinati settori, che sono quelli che ho nominato, cioè semiconduttori, tecnologia, materiale bellico, eccetera. Questi settori su cui è stata fatta una lista concordata a livello occidentale e su cui tutti i paesi si sono impegnati a impedire esportazioni di questo tipo di beni. Poi è stata fatta una blacklist sulle persone, cioè dire su tutte le personalità all'interno della Federazione Russa che avevano attinenza o perché sostengono Putin o perché nel Parlamento hanno votato le risoluzioni parlamentari che hanno poi portato all'intervento, eccetera, eccetera. Quindi una lista di persone con cui i soggetti finanziari e non finanziari occidentali sono state, come dire, diffidate dall'operare o dall'entrare in contatto, dall'operare. Poi c'è stata una serie di altre cose che riguardavano, per esempio, lo spazio aereo. Cioè è stato impedito a tutti gli aerei, non solo l'Aeroflot, ma insomma tutte i velivoli di russi di attraversare gli spazi aerei europei, eccetera. Quindi una serie di cose che riguardavano determinati settori. Dopo qualche giorno e dopo qualche riflessione, anche qualche controversia e pressioni mediatiche, eccetera, si è passati a una seconda ondata. Questa seconda ondata ha riguardato invece non il lato commercio, cioè beni, ma il lato pagamenti. Naturalmente le due cose sono complementari, perché i flussi di beni poi hanno una controparte monetaria. Ecco. E queste sanzioni monetarie e finanziarie sostanzialmente si sono concentrate su due parti. Uno sui pagamenti in moneta, in particolare nel impedire ad alcuni soggetti russi, alcune banche russe, l'accesso a SWIFT. SWIFT è una società belga, una società di diritto belga creata negli anni 70,
che fornisce, che nel corso dei decenni è diventata sempre più importante, adesso è nel suo settore la più importante nel mondo, che fornisce servizi di messaggistica per i pagamenti. Cosa vuol dire messaggistica? Vuol dire che non è un sistema dei pagamenti, cioè non è un sistema che permette flussi di denaro, ma è un sistema che trasmette informazioni rilevanti per questi flussi di denaro. Poi i flussi di denaro devono avvenire attraverso altri canali. Questo è importante capirlo perché ovviamente non essendo un blocco ai pagamenti, ma essendo un blocco solamente ai messaggi, se uno trova il modo di trasmettere diversamente i messaggi, poi i pagamenti possono comunque transitare. Quindi è stato deciso qualche giorno fa di selezionare alcune banche russe, e dirò quali fra un attimo, che non possono più accedere a SWIFT. Questa è stata la prima cosa. La seconda cosa, sempre dal lato finanziario, è la banca centrale. Cioè è stato proibito, diciamo, alle controparti finanziarie occidentali di fare transazioni, operazioni con la banca centrale russa. E questo è molto importante. La banca centrale russa, che è una istituzione anche storicamente di grande importanza e influenza in quel paese, è una banca centrale che ha un enorme volume di riserve accumulate nel corso degli anni, soprattutto a fronte di esportazioni di energia e anche altre materie prime, soprattutto energia, ha una grande quantità di riserve. Queste riserve sono per circa tre quarti in valute internazionali e titoli internazionali, per circa un quarto in forma di oro. L'oro sta in Russia, mentre i depositi bancari, i titoli, eccetera, eccetera, sono depositati presso istituzioni internazionali al di fuori della Russia, istituzioni private e pubbliche e banche centrali, che detengono questi averi della Russia, che normalmente sono depositati ma possono essere utilizzati. Ecco, questi invece sono ora bloccati. Questo è molto importante. Premetto che l'oro è molto difficile da vendere, perché le vendite di oro sono complicate e hanno una ripercussione sul prezzo, quindi lasciamo l'oro da parte. Ma le valute, i depositi, i titoli, eccetera, eccetera, in questo momento la Banca Centrale Russa non li può utilizzare. Non potendoli utilizzare, non può né fornire valuta agli importatori russi, e quindi ecco, questo è un complemento, diciamo, ai blocchi dei flussi commerciali, né sostenere le banche russe, le quali ovviamente hanno anche loro per le loro transazioni bisogno di valuta estera. Quindi questa seconda intervento sulla banca centrale è molto molto importante, anche perché abbiamo visto che appena questo provvedimento è stato intrapreso c'è stata una crisi di fiducia. Una crisi di fiducia che ha portato a delle corse di depositanti nella stessa Russia, sono andati ai distributori, ai bancomat russi per ritirare rubli. Ora, che c'entra il rublo? Il rublo non c'entra quasi per niente, nel senso che la banca centrale russa può continuare a creare rubli, però è stata tale la sfiducia, anche perché il rublo è caduto subito del 20-30%, è stata tale la sfiducia nel fatto che la banca centrale russa non poteva più difendere il rublo, che tutti cercavano di prendere rubli e portarli nelle banche internazionali che sono tuttora attive in Russia e convertirli in valuta estera. Quindi una corsa agli sportelli, che è una delle cose più pericolose che esistano nella professione bancaria, evidentemente. Quindi questo è un forte deterrente. E se ne sono visti gli effetti, ci sono stati dei panici che sono ancora in corso e che potranno addirittura peggiorare. Torno un momento alla questione SWIFT, però, perché è importante capire, ho già detto che non è un sistema di pagamenti, è un sistema di messaggistica, ma non solo questo. L'Unione Europea ha comunicato con qualche giorno di ritardo quali erano le banche che sono state effettivamente tolte da SWIFT. Allora, queste banche, se uno va a guardare la lista delle banche russe, guarda le prime sei banche, che sono quelle più importanti, da SWIFT sono state escluse, se non ricordo male, la seconda, la quinta e la sesta. Rimangono fuori la prima, che è la più importante banca russa, la banca di Stato, che si chiama Sberbank, è stata esclusa esplicitamente da questo blocco di SWIFT. E anche la terza, che è Gazprom Bank, è la banca di Gazprom, quella che esporta il gas.
Questo ci fa capire due cose. Primo, che certi settori, il settore energetico, è stato tenuto accuratamente fuori da queste sanzioni e quindi può continuare a operare, eccetera. E secondo, che queste banche possono continuare ad accumulare valuta estera. Quindi la carenza di valuta estera che perviene dal blocco della banca centrale può in qualche misura essere compensata dal fatto che queste banche, che sono banche di Stato, possono incassare, continuare a incassare e al limite svolgere qualche funzione di banca di Stato o addirittura di banca centrale, rifornendo ovviamente lo Stato ma anche il resto dell'economia di valuta estera. Quindi, e qui vengo a uno dei punti che sono stati richiamati prima, cioè il fatto che per come sono impostate queste sanzioni monetarie e finanziarie sono fatte per salvaguardare certi settori che sono strategici per noi, ma a questo corrispondono delle falle molto significative, nel sistema. Naturalmente, che cosa uno potrebbe fare di diversamente o in più? Uno potrebbe bloccare i pagamenti, non i messaggi, non solo, ma potrebbe bloccarli a tutte le banche. Cioè uno potrebbe dire, qui parlo in teoria perché naturalmente sarebbe una specie di bomba atomica finanziaria, ma uno potrebbe dire a tutte le banche europee, per esempio, di fermare i loro conti reciproci, i loro conti di corrispondenza che hanno con le banche russe e sui quali avvengono effettivamente le transazioni. Se uno facesse questo, ecco che le banche russe non possono più operare. Gli Stati Uniti hanno fatto una cosa di questo genere, cioè le banche americane non possono operare con Sberbank, per dire, perché gli è stato proibito dal Tesoro americano. Mentre le nostre banche con Vero al momento non solo possono operare, ma possono farlo utilizzando SWIFT. E questo è importante perché è vero, come si diceva prima, che parliamo solo dell'Occidente, ci sono molti paesi non allineati, eccetera, eccetera. Questo è vero, ma il commercio internazionale, i flussi finanziari internazionali si svolgono solamente in pochissime valute. Valute interna che hanno una valenza internazionale sono prima di tutto il dollaro, circa il 50% se non di più, dipende dai vari tipi di transazione, e poi l'euro, e poi a seguire c'è la sterlina, naturalmente lo yen, in qualche piccolissima misura valuta cinese, ma sono sostanzialmente valute occidentali. E questi pagamenti passano attraverso le banche di questi paesi, quindi non è possibile, per dire, sostituire una banca indiana a una banca americana per fare transazioni in dollari. Se uno blocca le operazioni della banca americana, ha bloccato praticamente quasi tre quarti del commercio internazionale che avviene in dollari. E questo qui. Mi pare che ho esaurito il mio tempo e magari posso intervenire dopo sugli altri punti. Grazie. Okay. Grazie. Sì, magari interveniamo poi più tardi alla fine del primo giro, ci sono ancora alcuni punti che restano in sospeso. E invece vorrei andare avanti con la professoressa Pellizzon, parlando, dopo che abbiamo capito quali sono appunto l'efficacia delle sanzioni. Le sanzioni hanno anche delle conseguenze che sono indirette, quindi il fatto che chiaramente è il nostro strumento lo strumento dell'Occidente nei confronti della Russia, ma la Russia chiaramente può rispondere, e la risposta, come sappiamo, l'arma più credibile per la Russia è quella di tagliare le forniture di gas. Molti dei paesi occidentali, in particolar modo in Europa, Germania e Italia, sono dipendenti dalle forniture di gas per larga parte. In Italia, per esempio, circa il 40% della fornitura di gas viene dalla Russia. Quindi ci sono chiaramente delle conseguenze, come diceva anche il professor Angeloni, che ricadranno e stanno ricadendo sui paesi occidentali e sanzionatori che sanzionano la Russia come appunto risposta da parte della Russia. Oltre a questo, chiaramente la risposta da parte della Russia alla guerra in generale porterà e sta portando ad un ulteriore aumento dei prezzi, guidato chiaramente dal lato della supply, dell'offerta. Ora, questo aumento di prezzi si aggiunge ad un andamento inflazionistico già precedente alla guerra, e con cui le banche centrali stanno cercando di svolgere un'attività di politica monetaria che potesse contrastare questo aumento dei prezzi e spinta inflazionistica. Probabilmente
a seguito appunto di questa guerra, la politica monetaria delle banche centrali potrà essere rivista. E quindi la domanda che vorrei porre alla professoressa Prezzano è un po' di discutere sulle conseguenze indirette delle sanzioni da un punto di vista appunto di risposta della Russia, quindi l'impatto della domanda energetica, dell'offerta energetica sui paesi europei, e anche l'impatto sull'inflazione e la risposta delle banche centrali. Grazie. Grazie per la domanda. Allora, una prima cosa che è importante sottolineare è che tra gli effetti indiretti delle sanzioni che già stiamo imponendo comunque alla Russia sono gli effetti in qualche modo sull'export in Europa e di conseguenza anche sulle banche che finanziano le imprese che esportano verso la Russia. Quindi le sanzioni non hanno solo un effetto, diciamo così, diretto sulla possibilità che in qualche modo la Russia risponda, ma creano un danno di per sé nel momento in cui le andiamo in qualche modo ad imporre, sia direttamente che indirettamente. Quindi vanno comunque a influenzare anche il nostro sistema bancario, soprattutto appunto per quanto riguarda le esposizioni che le banche hanno con le imprese che o fanno export con la Russia o che sono in qualche modo legate nel loro ciclo produttivo alle materie prime che appunto la Russia produce. Quindi questo è un primo aspetto su cui ovviamente è fondamentale che teniamo il monitoraggio, perché non vorremmo che dopo la pandemia e questa guerra avessimo anche una crisi finanziaria o bancaria dovuta alla situazione che si sta creando. Per ora non ci sono segnali che appunto le banche europee, ma appunto stiamo parlando di 7 giorni, abbiano questo tipo di problemi, però appunto più inaspireremo le sanzioni nei confronti della Russia, maggiormente si potranno appunto creare problemi di questo genere. Dall'altro lato, come è stato appunto sottolineato da Ignazio, l'Europa ha chiesto agli Stati Uniti, ed è stata molto attenta nelle sanzioni che è andata in qualche modo ad implementare, a tenere da parte la parte appunto legata al gas. Anche se è un'arma a doppio taglio, perché praticamente proprio grazie al gas continuiamo in qualche modo a finanziare la Russia, e quindi appunto il modo con cui, cioè, a finanziare la guerra che la Russia sta mettendo in piedi. Che alternative abbiamo? Beh, da un lato appunto cercare maggiormente di diversificare le nostre fonti energetiche, ma non è un problema che si può risolvere velocemente, non lo risolviamo in un giorno, cioè possiamo chiudere il rubinetto in un giorno, ma non possiamo in qualche modo risolvere il problema, anche perché ci troviamo in una situazione particolare, cioè se andiamo a pensare qualche anno fa il prezzo del petrolio era arrivato a zero, addirittura negativo, e questo che cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che in realtà anche la ricerca di diciamo di gas o di petrolio e così via si è ridotta, perché gli investimenti sulla ricerca di fonti appunto energetiche dipendono molto da quanto è il prezzo di queste fonti energetiche, e l'effetto lo si ha con 2-3 anni successivi. Quindi la scarsità in realtà di gas, o comunque l'incremento dei prezzi del gas, li avevamo già osservati prima che di 7 giorni fa, cioè prima che Putin facesse l'invasione. Quindi ci troviamo in una situazione in cui eravamo già scarsi di questa, che si presentava in qualche modo una limitata offerta di questo tipo di materie prime, e già ci trovavamo in una situazione di inflazione dovuta soprattutto a costi, quindi inflazione cattiva, come viene chiamata, in cui appunto interventi della banca centrale per ridurla hanno degli effetti in qualche modo ancora più negativi, e quindi molto probabilmente non è pensabile che effettivamente la banca centrale adotti delle misure restrittive, perché andrebbe a in qualche modo a toccare ancora di più quel poco di crescita economica che abbiamo, e quindi in qualche modo è vero che ridurrà la domanda, ma ad un prezzo molto elevato. Quindi questo per quanto riguarda le fonti energetiche. Dall'altro lato c'è anche da dire che
se noi chiudiamo il gas e quindi non prendiamo più gas dalla Russia, non è vero che la Russia velocemente riuscirà a vendere questo gas in Cina o in altre parti. È vero che sta iniziando già e si stava preparando ovviamente già da tempo ad avere degli accordi con altri paesi oltre a quelli europei. Però in qualche modo ha già iniziato a creare ovviamente altri canali, altri gasdotti e così via, però non sono ancora funzionanti. Quindi questo vorrebbe dire che comunque l'impatto ovviamente in Europa sarebbe molto grave, ma avrebbe un impatto significativo comunque per quanto riguarda le fonti, diciamo così, di finanziamento della Russia. È già stato sottolineato il fatto che ovviamente fare cioè più massicce e in qualche modo univoche fatte da diversi paesi verso la Russia, maggiore la probabilità che queste sanzioni abbiano un impatto. Dal punto di vista appunto finanziario, questo lo vediamo sia dal fatto che in qualche modo in Europa non abbiamo replicato le stesse sanzioni che in qualche modo hanno adottato gli Stati Uniti. Ovviamente gli Stati Uniti sono molto meno dipendenti di noi dalla Russia. E c'è un problema, io non sono un'esperta, diciamo così, di geopolitica, però ovviamente c'è un problema di consenso in Europa. Cioè ci dobbiamo chiedere se effettivamente andiamo ad adottare le stesse, diciamo, sanzioni che ha adottato la Russia. Primo, che tipo di impatto questo può avere sulla stabilità del sistema economico e finanziario europeo, e secondo anche sulla stabilità del sistema politico. E quindi io sarei contenta di chiedere ai nostri studenti quanto sarebbero disposti a rimanere al freddo per aiutare appunto il popolo ucraino, cioè, perché alla fine questi sono in qualche modo il trade-off a cui dobbiamo rispondere. Perché fino a che si dice vogliamo aiutare, però la domanda è quanto siamo disposti a pagare per aiutare queste persone. Dall'altro lato c'è il fatto che comunque la Russia si è preparata quasi per 10 anni per in qualche modo essere meno dipendente e far fronte alle possibili sanzioni, che era la cosa più ovvia che in qualche modo l'Europa potesse e gli Stati Uniti potessero fare. Se andiamo a vedere gli effetti che queste sanzioni hanno avuto nel passato, quindi Iran e così via, sappiamo che non hanno avuto grossissimi risultati, anche perché appunto mi fa piacere che si sottolinei il fatto che l'unico modo è avere un impatto sull'elite. Sembra che il popolo russo non abbia in qualche modo una capacità di poter intervenire sulle decisioni che appunto Putin ha preso o andrà a prendere, per una serie di ragioni. Quindi l'impatto che queste sanzioni hanno è anche asimmetrico per quanto riguarda il sistema politico di questi paesi, e purtroppo alla fin fine in paesi democratici questo tipo di sanzioni hanno un impatto sull'opinione pubblica e quindi dal punto di vista politico molto più rilevante rispetto ai paesi dittatoriali, e l'abbiamo visto in passato. Ecco perché in realtà non è chiarissimo quanto questo tipo di sanzioni potranno effettivamente in qualche modo fermare Putin nelle sue decisioni e nella sua strategia, diciamo così, di guerra. Non abbiamo molte altre alternative, questo è il problema. Quindi l'idea è comunque di intervenire in maniera graduale, e anche per quanto riguarda lo SWIFT ci tengo ad aggiungere che lo SWIFT non è un'istituzione pubblica, è un'istituzione privata, ha il suo headquarter a Bruxelles, però appunto è un'istituzione privata, e quindi l'Europa, è vero che lo SWIFT è supervisionato dalla Banca Centrale Europea, però comunque, e qui mi rifaccio al professor Marrella che magari ci potrebbe spiegare meglio, come in realtà possiamo indurre un'istituzione privata internazionale che ha un headquarter a Bruxelles a intervenire. Da quanto ne so io stanno ancora discutendo se legalmente lo possono fare o no, e tant'è che appunto ci vorranno, se anche decidono che legalmente si può fare, almeno 10 giorni prima che effettivamente venga implementata questo tipo di restrizione.
Direi che però lascio lo spazio alle domande, anche perché appunto non abbiamo intenzione di fare un incontro lunghissimo, quindi grazie ancora e lasciamo spazio alle domande. Grazie Loreana per questo bello intervento, quindi abbiamo chiarito un po' la situazione, spero, da un punto di vista di diritto internazionale, di efficacia e di conseguenze delle sanzioni. E ci sono alcune domande in chat, quindi forse potremo prendere alcune domande. Francesco Lancia chiede: l'aver escluso il gas e tutto ciò che li gravita attorno dalle politiche sanzionatorie non ha indebolito il segnale che le cancellerie occidentali volevano inviare a Putin? Quindi questa come deterrenza probabilmente... Allora provo ad aggiungere, a rispondere io a questa domanda, perché appunto era un po' legata al mio intervento. C'è anche un discorso di quante munizioni abbiamo, perché se le usiamo tutte allo stesso momento, poi non abbiamo più nulla da poter in qualche modo minacciare. E quindi anche da questo punto di vista... è vero che uno può avere l'arma nucleare, però se la usa già subito, poi diciamo non abbiamo più altri spazi. Questo è quello che dal mio punto di vista, però sono curiosa di conoscere anche cosa ne pensa Fabrizio e Igna. Beh sì, non è diciamo una questione prettamente giuridica, ma è sicuramente di geopolitica. Diciamo, il modello più semplice sarebbe quello: se si sanziona in toto e non solamente in parte. Però l'Unione Europea, come ha detto bene Loriana, ha qualche difficoltà, perché poi ricordiamoci che il meccanismo decisionale delle sanzioni è all'unanimità. E allora quando si va a dire chiudiamo, cioè, includiamo il gas, abbiamo la Germania che è, se non ricordo male, al 60%, l'Italia che dipende al 40%, la Francia che è tranquilla col suo nucleare, la vedo molto difficile tecnicamente arrivare, anche se sarebbe logico, sono d'accordo con voi che sarebbe logico, però poi è un sano pragmatismo e quindi sì, indebolisce il segnale che le cancellerie occidentali vogliono inviare a Putin, però comunque è un segnale forte. Tenete presente poi che queste sanzioni impattano, perché sono adottate tramite regolamento, comunque su tutti i contratti internazionali stipulati con imprese russe, sanzioni primarie. E le sanzioni secondarie, che sono quelle che teme la Cina, potrebbero finire a impattare anche a imprese diciamo che sono localizzate in stati terzi, compresa la Cina. È quello che abbiamo visto con le sanzioni americane in Iran, solo che le sanzioni secondarie, anche qui, secondo i canoni fondamentali di diritto internazionale, non sarebbero legittime. Mentre le sanzioni primarie sì, però è chiaro che siamo di fronte a violazioni, dicevo prima, di jus cogens, che vuol dire della più alta gravità in materia internazionale, e questo apre un capitolo che non avevamo ancora visto in diritto internazionale, che è quello, scusate se sarò tecnico, dell'articolo 41 degli articoli sulla responsabilità degli stati, per cui quando si arriva a questo livello di gravità, tutti gli stati del mondo sono autorizzati a adottare sanzioni. Quindi è una pagina molto, molto interessante quella che stiamo vivendo, speriamo ovviamente che sia solo una pagina, ma ecco, per venire, e poi chiudo, alla domanda di Loriana, può l'Unione Europea chiedere allo SWIFT di... se lo SWIFT è localizzato in Belgio, chiaramente un regolamento dell'Unione Europea si applica in Belgio, la vedo molto difficile sfuggire. Sono d'accordo con te che siccome lo SWIFT è un'entità transnazionale, potrebbe però fare un colpo di scena, trasferire la propria sede in uno stato terzo e da lì continuare a governare lo SWIFT. Potrebbe, però diciamo finché rimane nell'Unione Europea è soggetto al diritto dell'Unione Europea e al diritto belga, quindi non esiste, come dire, lo scudo normativo qui. Un'altra domanda in chat. No, magari se può intervenire anche Ignazio. Ma io mi ero portato avanti e ho scritto due chat, una per rispondere a Lancia e ho semplicemente detto certamente sì, perché se uno esclude qualche cosa, e qualche cosa di molto importante, non c'è dubbio che uno va nella direzione di indebolire tutta la struttura, quindi non credo che sia necessaria altre risposte. Poi la domanda invece della dottoressa o studentessa Venturini, che riguarda la diversificazione, cioè è vero che
i russi fino a qualche anno fa avevano, come tutti, avevano dollari e euro principalmente. Poi dopo si sono diversificati, appunto per questo. Loro stanno cercando, loro hanno in mente un mondo multipolare, qui loro naturalmente sono uno dei poli, multipolare da tutti i punti di vista, dal punto di vista strategico, politico, finanziario e monetario. E quindi loro sono andati in quella direzione cambiando la distribuzione per valuta e cambiando anche la localizzazione. E una parte di questi, adesso non ho in mente dati precisi, ma una parte di questi certamente stanno in giurisdizioni non allineate, cosiddette, cioè quei famosi 34 che all'ONU non hanno condiviso la risoluzione di condanna della Russia, quindi è che probabilmente hanno degli interessi finanziari ad avere questi, diciamo, questi depositi di asset. Quindi la risposta è sì, e in quale misura questo sia già così non sono esattamente sicuro. E poi ci sono anche delle altre domande. Una persona domanda se non, alla fine del conflitto non sia sensato acquistare titoli russi. Io sono un privato cittadino e non un banchiere centrale più, però non me la sento di dare consigli di investimento in nessuna sede, e in particolare questa. Poi c'è una domanda che riguarda SWIFT, e cioè come mai i media continuano a comunicarci che escludendo la Russia da SWIFT verrà impedito loro di effettuare ricevere pagamenti internazionali, se effettivamente non è così. Non lo so perché lo dicono, però non è così. Forse dipende anche da quali media, ma sicuramente basta considerare, primo, il fatto che ho già detto che si tratta di una messaggeria e di un sistema di pagamenti. Secondo, che ci sono delle istituzioni finanziarie importanti, anzi le più importanti, che sono escluse. E terzo, quei famosi 10 giorni, che già è quasi ironico, insomma, che sia stato preso un provvedimento di questo genere e si dica poi in fondo questo sarà effettivo quando, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il giornale ufficiale delle comunità in cui viene pubblicato questo provvedimento, oltre a questo altri 10 giorni. Chissà cosa succederà sul campo di battaglia tra 10 giorni. Quindi effettivamente a me ha fatto sorridere quell'aspetto della cosa, cioè il fatto che non si possa, una sanzione di questa importanza e di questa urgenza, imporla più celermente, sorprende, diciamo, quantomeno. Poi dopo c'è una domanda. C'è un'altra domanda di Alessandro, vedo in chat, su praticamente credo quali siano. Sì, ora... Una che la Russia possiede i titoli di Stato cinesi e come e questi sì. Possano aiutarla a evitare le sanzioni. Non so il numero preciso, però i flussi di commercio non si pagano ancora in valuta cinese, quindi il titolo cinese o i depositi in Cina, eccetera, eccetera, hanno quantomeno una sostituibilità molto limitata con le valute in cui effettivamente su cui transita il commercio internazionale. Quindi direi abbastanza limitata oggi, in prospettiva possono esserlo. L'ultima domanda di Alessandro sia fondamentalmente sugli obiettivi finali delle sanzioni, nel senso, appunto, ci sono... Gli obiettivi delle sanzioni di breve termine, abbiamo capito, sono l'indebolimento dell'apparato industriale e finanziario russo, soprattutto dell'elite, quindi dell'oligarchia, ma ci possono essere e ci saranno sicuramente effetti di lungo termine. Sì, ma consente, non li abbiamo trattati in questa discussione, noi ci siamo concentrati sulle cose di primo impatto. Poi c'è tutto un discorso che riguarda la struttura a monte dei rapporti politici fra i diversi blocchi, come risulteranno da questo conflitto, e a valle come i rapporti economici, di commercio e finanziari che discenderanno da questo nuovo assetto strategico, politico. Ecco, indubbiamente qualunque sia l'esito del conflitto sul terreno, anche se dovesse finire nel migliore dei modi fra poco tempo, anche se dovesse succedere questo, la struttura geopolitica del mondo cambia. Perché noi non potremo più trattare con la Russia nello stesso modo in cui abbiamo trattato in passato, dopo quello che è successo. E lo stesso vale per gli Stati Uniti. Quindi ci saranno dei grossi cambiamenti che in parte sono stati già accennati, cioè i flussi di gas saranno diversi, ci vorranno investimenti per gestire questa nuova struttura, eccetera.
E quindi questo è un argomento di grande interesse, di grande importanza, che però non posso trattare adesso perché non c'è il tempo. Sulla stessa linea d'onda, forse la domanda di Samuel, che chiede appunto se le sanzioni continueranno a rimanere anche a seguito del conflitto, con la cessazione del conflitto, ovviamente appunto, come diceva il professor Angeloni, rimarranno dei diversi rapporti. No, io credo che a riguardo una cosa che ci deve far riflettere è che in realtà appunto il mondo cambierà, e la domanda che ci dobbiamo porre è che mondo avremo effettivamente nel lungo periodo, anche se non possiamo in qualche modo, cioè è un discorso molto ampio, però è chiaro che stiamo andando verso una biforcazione. Paesi che in qualche modo vorranno a continuare a supportare e a in qualche modo a poter accettare il fatto che altri paesi possono invadere, diciamo così, paesi limitrofi. Vorrei sottolineare a questo punto il ruolo delle sanzioni secondarie. Sanzioni secondarie vuol dire che cosa? Vuol dire che si sanzionano non solo le banche russe, ma anche per esempio tutte le banche che aiutano le banche russe, anche se non sono in Russia. E quindi appunto quello che teme effettivamente la Cina è che aiutando la Russia ci sia questo effetto di sanzioni secondarie nei confronti sia delle sue imprese che delle sue banche. A questo punto continueremo sempre di più a dividere il mondo in due parti, con una riduzione dell'efficienza, perché sappiamo bene che appunto gli scambi internazionali esistono perché aumentano l'efficienza del sistema economico a livello internazionale. Quello che stiamo imparando è che la democrazia non la esportiamo con il commercio internazionale, e se vogliamo in qualche modo appunto avere un mondo diverso, o effettivamente riusciremo in qualche modo con le sanzioni a convincere gli altri paesi che non possono effettivamente in qualche modo non rispettare il diritto internazionale, facendo riferimento a quanto ci ha detto il professor Marrella, oppure avremo due mondi. Questa è un po' la questione. E non so se ci sono altre domande in cui magari... Sì, no, c'è anche un'altra domanda su un tema che non abbiamo toccato e diretta direttamente al professor Marrella, sulla questione dei profughi. Siamo in piena emergenza, più di 1 milione di profughi già in questo momento. E come dovrebbe essere regolamentato questa situazione? Quindi un atteggiamento, dice Michele, sono state oggi approvate le norme europee in tema di accoglienza profughi, consentono ai profughi ucraini di avere il permesso di soggiorno e di avere assistenza sanitaria e lavorare in Europa. E come mai l'Europa in generale e molti singoli paesi in particolare hanno un atteggiamento così asimmetrico rispetto ai profughi provenienti dai vari paesi? E se questo è giustificabile da un punto di vista giuridico, etico? Questo. Giuridicamente, sapete, l'ingresso in uno Stato, o in questo caso l'Unione Europea, è regolato dalla normativa di quello Stato, quindi può essere alleggerito, può essere reso più difficile e così via. Ma nel caso dell'Ucraina, insomma, non ci sono dubbi, c'è una convenzione internazionale che riguarda proprio la tutela, la protezione dei rifugiati, quindi qui siamo nel caso, come dire, di scuola. Si può estendere all'Africa, ma non è la stessa cosa, nel senso che può essere la stessa cosa se un soggetto, un cittadino africano, viene da un paese in cui appunto c'è un conflitto dichiarato, e difatti i centri di identificazione servono proprio a, in qualche modo, capire chi è un mero migrante economico, perché purtroppo la migrazione economica non è quella che viene ammessa, oppure chi invece è un migrante, diciamo, che rientra in queste categorie di protezione speciale. Purtroppo non c'è la libertà di movimento da uno Stato all'altro, come i filosofi spesso teorizzano, non è così, altrimenti purtroppo, per fortuna, non lo so, però fa parte della storia degli Stati, dei confini e del fatto che poi ci sono dei visti e delle procedure appunto che riguardano il permesso di soggiorno, cioè c'è una logica nel sistema che è questa. Scusa, volevo salutare un attimo il professor Ignazio Angione, perché purtroppo appunto ci deve salutare, ma grazie mille per la partecipazione, molto interessante, grazie per... Arrivederci. E sì, noi possiamo rimanere, in realtà una domanda da parte mia, anche nel momento in cui, come cosa ne pensate sempre sull'efficacia delle sanzioni,
dovessimo scoprire ex post che quest'arma nucleare finanziaria non sia efficace come pensavamo, cioè esistono ancora degli spazi di manovra da parte dei paesi occidentali per fare ulteriore deterrenza nei confronti della Russia? Quali sono gli altri strumenti a disposizione che restano? Loriana, rispondi tu? Cioè, il fatto è che appunto per questo uno deve usare queste armi in qualche modo, intanto le sanzioni a livello, diciamo così, graduale, perché appunto il rischio è che ci si trovi senza munizioni. E l'altra cosa è che alcune armi, in realtà, sanzioni se vogliamo, hanno un impatto immediato, ecco perché appunto questi conti di corrispondenza che non a caso gli Stati Uniti hanno usato subito, almeno per alcune banche, soprattutto la banca centrale, l'hanno fatto subito, mentre noi in realtà stiamo un po' tentennando, mirava proprio ad avere un impatto immediato, perché in qualche modo si vanno subito a congelare le possibilità di fare transazioni di pagamento, che è quindi dare linfa in qualche modo al sistema bancario russo. Mentre invece altri tipi di sanzioni, tipo lo SWIFT che andiamo comunque a implementare fra 10 giorni, oppure anche altre, diciamo così, sanzioni legate alle importazioni, hanno degli effetti più di lungo termine, quindi non nell'immediato. Riguardo al fatto che comunque Putin queste sanzioni se le poteva aspettare, sì, se le poteva aspettare, però ovviamente da un lato forse pensava che non ci fosse stata resistenza da parte del popolo ucraino, e dall'altro comunque alla fin fine è come una partita a poker, poteva anche sperare che sapendo che l'impatto appunto in Europa sarà comunque molto elevato, in parte ha anche giocato bene, perché per ora ha vinto sul lato del gas e della parte dei fornimenti energetici, perché l'Europa per ora quell'arma lì non l'ha usata. Ecco, se posso aggiungere una piccola riflessione io sulla base ovviamente delle cose che studio io, cioè l'internazionale, se noi guardiamo la storia delle sanzioni, perché non è mica la prima volta, no, che vengono utilizzate, e si conferma quello che dice la professoressa Pellizzon, cioè, ed è un po' quello che dicevo io, come strumento di pressione funzionano, ma allora sono strumenti di pressione del breve e medio periodo. Nel lungo periodo non si è mai visto un vero funzionamento. Perché? Ma qui siete voi gli economisti, perché gli economisti dicono c'è poi un effetto di spiazzamento e sostituzione. Quindi nel caso di Putin, secondo me, il calcolo che lui ha fatto è questo: questi mi fanno le sanzioni, appunto, che dureranno sicuramente un po', ma io mi sono già organizzato, infatti si è organizzato con... se ricordate i giochi olimpici cinesi con la Cina per appunto comprare, attivare un flusso di commercio con la Cina in sostituzione di quello che fa con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. Sì, però vuol dire anche trasformare una relazione multilaterale in una relazione bilaterale, e una relazione bilaterale con un cliente che economicamente è più forte di lui. Quindi se noi adesso guardiamo anche non più il diritto internazionale, ma la storia del diritto privato nazionale e la storia dei contratti, si vede subito che in ogni stato del mondo non è sempre la libera contrattazione. Perché? Perché nella libera contrattazione prima o poi viene fuori un contraente forte che impone al contraente debole le sue condizioni, il famoso prendere o lasciare. Quindi lui ha incamminato una strada che funziona se la Cina, diciamo, è un suo alleato fedele e sicuro, ma non mi sembra che lo sia, perché all'ONU, come tornando all'ONU, si è astenuta. E l'astensione della Cina, guardate che da un punto di vista appunto geopolitico, è qualcosa di molto importante, perché in questo momento, questa è la risoluzione dell'Assemblea Generale, che vede tutto il mondo praticamente contrario, tra salvo un manipolo di paesi, ma che paesi sono? 4-5 paesi più la Russia che hanno votato a favore, ma il vero come dire riflettore era sulla Cina. Quindi se il suo piano era quello di fare come dire Bonnie and Clyde con la Cina e poi
come dire, governare il mondo, mi sembra che gli sta andando abbastanza male, perché i cinesi, ovviamente molto sensibili al commercio internazionale, hanno capito che per questa via non si aumenta il commercio internazionale, ma lo si diminuisce e si vanno a ricreare un sacco di barriere inutili. In questo momento il commercio internazionale interessa soprattutto alla Cina. Lo vedo per esempio all'Organizzazione Mondiale del Commercio, no? Dove lo stallo non è creato dalla Cina, ma l'ha creato Trump e gli americani, perché hanno visto che tutto questo commercio internazionale che si stava sviluppando era anche a svantaggio degli Stati Uniti. E beh, quando attivi questo meccanismo per cui le merci corrono da una parte e dall'altra, e poi non è detto che ti vada sempre bene, loro erano abituati così, però evidentemente. Ma la Cina è tra i paesi più attivi nel rilanciare il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi capite bene da questa ricostruzione come il presidente Xi Jinping guardi questo scomodo alleato impazzito che sta conducendo questa strana battaglia. Ecco, questa è la mia lettura. Grazie, siamo un po' fuori tempo massimo, ci sono tanti argomenti di discussione, non so se magari... Prendiamo un'altra domanda, esatto. Poi chiudiamo. Sì. E per quanto riguarda Patrice, quindi buonasera, grazie dei vostri interessantissimi interventi. Vorrei solo dire che la percezione che si ha adesso in Russia è che le banche siano al collasso. Le banche non hanno soldi, non stanno accreditando, potrebbe essere temporanea, ma questa è la situazione ad oggi. Quindi sì, speriamo che questo sia un effetto. Qualche segnale c'è, sì. No, a me se il professor Marrara rispondesse al problema succede se viene indicato criminale di guerra Putin. Guardate che direi che ci sono ben pochi dubbi, perché Putin, guardate, nello statuto della Corte, nell'elaborazione, tra l'altro è la Carta di Roma, quindi abbiamo noi italiani anche un ruolo, perché l'hanno negoziata a Roma la Corte Penale Internazionale, che è un'organizzazione internazionale a parte. Il problema appunto del crimine di aggressione è rimasto irrisolto per un sacco di tempo, fino a pochissimi anni fa. In cui è stato aggiunto questo articolo 8 bis, che definisce proprio il crimine internazionale di aggressione, che è il più odioso tra tutti i crimini possibili, che quindi bisogna essere proprio il massimo della cattiveria immaginabile dall'umanità, è il crimine di aggressione. Ma chi lo commette il crimine di aggressione? Per la prima volta si è detto chi è appunto in grado di, nel caso di Putin, appunto di ordinare l'invasione, quindi ecco, il vertice supremo al comando è in grado di ordinare l'invasione in violazione della Carta dell'ONU. Quindi, anche se finirà questa vicenda, io credo che poi questo crimine internazionale se lo porterà dietro per il resto della sua vita. Perché una cosa ovviamente è la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, che insomma è una questione abbastanza tecnica su cui non vi annoio, per cui diciamo può in qualche modo calarsela per un certo periodo. Ma attenzione, che l'articolo 8 bis apre anche la famosa giurisdizione penale universale. Quindi quando lui viene a farsi una mangiata al ristorante a Venezia, rischia di essere arrestato all'aeroporto di Venezia e quindi essere poi consegnato alla Corte Penale Internazionale. Quindi non è una bella prospettiva di vita, quella di avere un'etichetta di criminale internazionale sulla propria testa. Per cui credo che ci siano pochissimi dubbi. Poi sull'implementazione, no? sulla cattura di Putin e sulla sua condanna, ovviamente è un problema di esecuzione. Ma sul se ci sia un crimine internazionale credo che non ci siano più dubbi, anche perché tutte le organizzazioni internazionali, tutti i consessi di specialisti lo hanno indicato. Quindi... C'è un'altra domanda, dice: lo stop momentaneo dei bombardamenti può facilitare l'evacuazione dei cittadini russi, dei cittadini ucraini, potrebbe incidere sull'indebolimento della resistenza ucraina? Sul territorio. Allora, vorrei sottolineare una cosa, che comunque in Ucraina dice la legge che gli uomini dai 18 anni ai 60 anni non possono lasciare il paese. Quindi chi sta in qualche modo uscendo sono o non ucraini, oppure donne e bambini, oppure persone anziane. Quindi è vero che magari a questo punto si giustificheranno di più i bombardamenti russi, però comunque saranno sempre per civili, perché appunto non è che chi rimane, e nella maggior parte dei casi in realtà è vero che appunto cioè, qualcuno sta cercando, cioè un numero significativo di donne e bambini e di stranieri se ne stanno andando dal paese, però dall'altro lato comunque rimane il fatto che
gli uomini appunto rimangono e gran parte anche delle mogli e dei figli decidono comunque di rimanere in Ucraina. Quindi stiamo parlando di 44 milioni, se anche se ne vanno via 5, comunque ne rimangono un numero molto elevato. Quindi questo non è che favorisce i russi che possono iniziare a... perché ovviamente a questo punto... che è quello che in qualche modo Putin sta evitando almeno in questi giorni, cioè di quello di fare delle stragi, e non credo che se lo possa permettere, insomma, però anche qua non sono un'esperta di politica e di guerra, però sta di fatto che appunto gli uomini non possono uscire dall'Ucraina. Bisogna anche dire che ci sono moltissimi ucraini che stanno rientrando dall'estero per andare a combattere in Ucraina, quindi... E una domanda magari mia, cioè se probabilmente questa guerra è anche risultato di alcuni errori fatti nel passato anche dall'Occidente, cioè che cosa impariamo da un punto di vista sia di diritto internazionale che di economia, se c'è una lezione che potremmo portarci. Allora, se posso dire due parole, perché ovviamente adesso non c'è, ma lui diceva, no, che non è sicuro che l'Occidente avesse promesso. Ovviamente, ecco, il problema di questa promessa che è stata violata da parte dell'Occidente quando l'Unione Sovietica si è dissolta è un trattato concluso in forma orale, però guardate che anche gli accordi di Yalta non è che fossero così scritti e articolati. Questo secondo me è un accordo di Yalta 2, direi. Dopodiché, quali sono le prove di questo accordo? Essendo stato concluso oralmente, ce ne sono poche, quindi avrà ragione il collega a dire non è così sicuro, però abbiamo... da un lato Putin che lo sostiene, lo afferma, e anzi, quello che sta facendo, diciamo, possiamo quantomeno presumere che qualche cosa ci fosse, almeno qualche cosa. Ma poi abbiamo dei documenti desegretati dei direttori politici delle principali cancellerie europee e anche americane. Quindi se dopo la domanda è se all'epoca di Gorbaciov Reagan gliel'aveva detto esplicitamente o no, la risposta può anche essere no. Però è chiaro, se lo chiediamo al segretario generale della NATO di oggi, quel norvegese che ogni tanto sta fuori, che ne sa lui, direi io, no? Invece questo è un lavoro fine per gli storici delle relazioni internazionali, i quali però hanno identificato dei documenti che dicono che questa promessa c'era e voglio dire, senza fare adesso gli scavatori nelle miniere degli archivi diplomatici, no? Che sicuramente prima o poi si faranno, se non è mai stato fatto, ma a me sembra anche logico che questa promessa fosse fatta, perché nel garantire l'uscita pacifica dall'Unione Sovietica alla Russia con tutto quello che è successo, è chiaro che non si poteva immaginare che così la NATO si espandesse tranquillamente, perché attenzione, la NATO non è l'Unione Europea, cioè la NATO è un'organizzazione internazionale, è un patto militare concepito contro l'Unione Sovietica, quindi è chiaro che fa saltare i nervi a quell'altro che viene poi da quel periodo lì. L'Unione Europea no, è un'organizzazione economica, quindi secondo me il problema terribile è che se magari l'Ucraina avesse continuato a parlare di Unione Europea, ma chi lo sa, forse qualche cosa si sarebbe... Chiaramente parlando della NATO siamo arrivati a una discussione abbastanza tra sordi, no? Anche perché, chiudo la discussione, ma questa è più per gli storici della Russia, l'amico Aldo Ferrari ovviamente potrebbe stare qui delle ore a raccontarlo, ma... La Russia, le Russie, perché le Russie sono la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina. Quindi dire che l'Ucraina entra nella NATO non è una cosa così normale. Non è la stessa cosa per dire entra la Polonia, che pure la Polonia ovviamente ha avuto un impatto a Mosca. Quindi direi che la lezione che dobbiamo trarre è che espansioni della NATO in zone, diciamo, che rivendicano un proprio ruolo internazionale, proprio come si diceva prima, multipolare. Piccola parentesi, guardate che il diritto internazionale è sempre stato multipolare, cioè abbiamo vissuto solo noi 10 anni di diritto internazionale americano, la Pax Americana, per cui adesso sembra che se non comandano gli americani, no, allora non è più diritto internazionale. È tutto il contrario, cioè è sempre stato un gioco di equilibri, di norme concordate tra stati potenza, e questo è dal 1648 a oggi. Quindi quello che stiamo vedendo è un ritorno al modello normale, non è che stiamo vedendo una cosa così sconvolgente. Chiaro, sconvolge a Washington perché gli faceva, era molto meglio per loro dare ordine a tutti. Vabbè, il mondo è complicato, siamo 8 miliardi, bisogna essere un po' più
diplomatici usare di più il diritto internazionale e non considerarlo come così una cosa da usare quando gli altri argomenti sono finiti, no? Perché è un po' questo che abbiamo visto ultimamente. Quindi queste sono le lezioni della storia. Primo, utilizziamo il diritto internazionale meglio, ma noi in Unione Europea funzioniamo grazie al diritto internazionale, per cui non dobbiamo dirlo a noi che lo sappiamo, ma è più un invito rivolto ai nostri alleati fraterni, insomma, quindi cerchiamo di unirci di più dentro l'Unione Europea in modo da poter far valere il nostro punto di vista dentro la NATO, perché attualmente, se voi andate a vedere i processi decisionali NATO, la NATO è una trazione americana con un contributo, diciamo, polverizzato da parte degli Stati europei. Questo perché non abbiamo mai, abbiamo sempre avuto molta difficoltà a creare uno Stato maggiore europeo. Io che anche collaboro ovviamente con loro, lo so in diretta. Quindi è chiaro, perché cioè, noi abbiamo ancora l'interesse nazionale e gli Stati maggiori dei singoli Stati membri. Questa deve servirci da lezione, che lo spazio russo era uno spazio pacifico, oggi non è più pacifico, ma comunque non possiamo certamente basarci sulla ipotesi che siano sempre pacifici, quindi bisogna avere una difesa europea, che questa difesa europea deve essere più, come dire, in dialogo dentro la NATO con gli Stati Uniti, perché sennò arriviamo al solito discorso di Kissinger, no? Che diceva: ma se c'è una crisi internazionale, a chi telefono? No? Diceva agli europei: telefono a Parigi, telefono a Roma, cioè, ditemelo voi, cioè noi scontiamo tutto questo che è nella costruzione europea e che sono nodi che adesso arrivano al pettine. Ecco, speriamo di riuscire a risolverli e speriamo soprattutto che l'Unione Europea sia in grado, unita, anche con queste sanzioni, insomma, più o meno, di mediare con le capacità che sono più proprie degli europei, perché noi siamo vecchi e saggi, tra questi paesi, perché poi i russi, ricordiamoci, sono uno Stato europeo. Tant'è che erano membri del Consiglio d'Europa, no? Fino alla sospensione dell'altro giorno. Quindi non stiamo parlando di marziani, stiamo parlando di, come dire, persone che stanno a 2 ore di volo da Venezia, o da Padova. Cioè, il volo Venezia-Mosca, che io ho fatto tante volte come voi, sono 2 ore di volo, quindi non è che siano al Polo Nord. Quindi mi sembra impossibile che non si riesca a concordare delle soluzioni adesso. Però è chiaro che forse, se noi facciamo un esame di coscienza, negli ultimi 30 anni, 40 anni abbiamo un po' troppo provocato questi qua. Aggiungiamoci anche poi delle problematiche personali di un presidente che non riesce a uscire perché là gli zar facevano una brutta fine, comunque insomma è difficile uscire da lì. E quindi insomma gli ingredienti sono tanti e mi meraviglio che in Europa non si sia capito prima, non si sia riusciti a anticipare prima, ecco, quello che sarebbe successo. Ma sono fiducioso negli accordi e la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU dell'altro ieri invita le parti proprio ai negoziati e a una soluzione pacifica delle controversie. Non serve un tribunale, serve un negoziato internazionale serio e soprattutto con delle pressioni dall'estero senza provocazioni da parte dell'Occidente. E aggiungo io velocemente, mi rifaccio a quanto appunto diceva il collega, che questo comunque ci fa capire quanto sia fondamentale che l'Europa diventi anche un'Europa da un punto di vista fiscale, da un punto di vista, diciamo così, politico, da un punto di vista militare, se vogliamo. E quindi da questo punto di vista abbiamo effettivamente, tra il Covid e quindi la pandemia e quest'altro evento che è comunque ancora negativo, un'altra spinta verso appunto un cambiamento che altrimenti in Europa era difficile da immaginare, che invece adesso iniziamo a immaginare. Se non altro, in questi 7 giorni l'Europa si è mossa in maniera, diciamo così, unita, e questo era una cosa che invece Putin probabilmente non si aspettava. E quindi anche da questo punto di vista vediamo che stiamo andando verso la direzione giusta per quanto riguarda l'Europa. È triste dover dire che abbiamo dovuto avere una pandemia per ottenere questo e adesso una guerra. Però se vogliamo vedere gli aspetti positivi, questi sono gli aspetti positivi di quello che stiamo osservando. Dall'altro lato, non è della mia materia, però effettivamente un mondo che è quello che abbiamo visto fino a pochi, diciamo così, fino alla pre-pandemia,
altamente integrato ci fa riflettere e dovrà farci riflettere se effettivamente sarà questa la soluzione che vorremmo avere per il futuro. Direi che possiamo grazie anche mille concludere. Professoressa Pelizzon, grazie professor Marella, grazie a Ignazio Angeloni e grazie soprattutto a tutti voi, siete ancora 107 online, quindi sono stati ottima, bellissima discussione. Un po' pesante, ma speriamo che nelle prossime ore la soluzione evolva positivamente. E vi ringrazio a tutti e niente, alla prossima. Grazie. Buona serata a tutti, grazie. Ciao, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.